L'amore per Padre Pio, meglio, l'amore di Padre Pio per la Madonna è testimoniato anche sul suo letto di morte. Era il 23 settembre nel 1968, fra Pellegrino Funicelli, che è stato un po' l'assistente personale di Padre Pio negli ultimi anni della sua vita e quindi era lì presente nell'ultima notte di Padre Pio, ha detto e ha raccontato che Padre Pio, quando prima di entrare in agonia, aveva sempre i suoi occhi fissi sulla parete di fronte, la parete della sua cella. E su questa parete c'erano due immagini, due foto, cioè le foto dei suoi genitori, della mamma e del papà di Padre Pio. E Padre Pio a un certo punto dice: io vedo due mamme. Padre Pio vedeva al momento del suo trapasso da questa terra al cielo non solo la figura della mamma, ma anche la figura della mamma del cielo. E poi sappiamo tutti che le ultime parole di Padre Pio sono state delle giaculatorie: Gesù Maria, Gesù Maria. Padre Pio è morto con queste parole sulla bocca e certamente nel cuore: Gesù Maria, Gesù Maria. E questo amore di Padre Pio per la Madonna è stata una delle consegne più importanti che egli ha fatto, appunto, non solo ai suoi confratelli, ma a tutti i suoi figli spirituali. Quando nel 1985 fra Pellegrino Funicelli, che abbiamo già citato, tenne una conferenza appunto su Padre Pio e in quell'occasione ha raccontato questo: sempre in ogni circostanza, come confratello e soprattutto come confessore, egli, cioè Padre Pio, con gli esempi e con gli atteggiamenti, oltre che con i suggerimenti e le esortazioni, mi aveva invogliato a venerare la Mamma Celeste. Mi aveva esortato a gustare la gioia di amarla svisceratamente. Padre Pio anche ai suoi confratelli invitava ad amare la Madonna in maniera sviscerale, in maniera viscerale, cioè proprio dalle viscere, come quando uno ama una persona, una mamma, un padre che amano i figli, li ama proprio dalle viscere. Il loro bene si sente nelle viscere, così noi dovremmo sentire questo amore di Maria nelle nostre viscere e amarla con viscere di amore e di tenerezza grande. Sempre Padre Pellegrino Funicelli continua dicendo: un giorno Padre Pio mi ha confidato e mi ha detto queste parole: se i miei figli spirituali si convingeranno di questa fede e devozione verso la Madre Benedetta, non crederò di aver lavorato in vano in questo mondo e alla mia morte riposerò in pace. Che bella consegna! L'amore a Maria, che poi ci porta a Gesù, è l'eredità che Padre Pio ha lasciato ad ognuno di noi, ha lasciato ai suoi figli spirituali, ha lasciato ai suoi confratelli e ha lasciato alla Chiesa. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!